così ho realizzato uno dei miei più grandi sogni: visitare la terra del Sol Levante. Il nostro vero viaggio inizia da qui. 14 lunghe ore di aereo, ma con tutte le comodità. Il Giappone non è di sicuro dietro l'angolo, pensate che il fuso orario differisce da quello italiano di ben 8 ore, quindi portate con voi qualche passatempo e preparatevi ad un bel tragitto. Benvenuti a Tokyo! Il viaggio è stato lungo, ma ne è valsa davvero la pena. Con circa 13 milioni di abitanti, si conferma la metropoli più popolata dell'intero paese e una delle principali città del mondo. Qui antichi templi e grattacieli si mescolano dando vita ad un perfetto connubio fra tecnologia e tradizione. Asakusa è sicuramente uno dei quartieri più caratteristici di Tokyo, da girare comodamente a piedi o in rickshaw. Re del quartiere è senza dubbio il tempio Sensoji, il più antico del Giappone, dedicato alla dea Kannon. Ma ci andremo fra poco, adesso è tempo di trasformarsi per passare inosservata e diventare una geisha.